Buongiorno a tutti, vagabondi. Anche questa mattina eccomi qua, 13-12-2022. Ieri sono entrato in Georgia. Dogana, frontiera un po' lunghetta per la media, insomma, di quelle paneuropee. Ma diciamo nulla a che vedere con le centroasiatiche, con le africane. Parliamo di 3 orette. Controllo molto accurato dei documenti della parte georgiana. Hanno guardato sia la patente sia il passaporto con la lente, con le luci, cioè, hanno perso quei 5 minuti in più abbondanti per i controlli tecnici, che normalmente è una cosa che si fa, ho visto poco, l'ho già vista per amore di Dio, ma molto meno. E un po' di controlli in uscita dalla Turchia, ovviamente, mentre io sono parlato praticamente proprio sulla frontiera, quella più sul Mar Nero, praticamente proprio sulla costa. E la cosa particolare che ho notato è che mentre la parte turca ha la doppia solita dogana, cioè il primo controllo in cui controllano un po' la macchina, poi i documenti, poi la macchina ancora, ultimo check e esci, la parte georgiana aveva praticamente un blocco solo. Si passa, due, quattro documenti, un controllo e sei già dentro. Bene, questo può essere indicativo. Appena di là della dogana. Io non avevo l'assicurazione che copriva anche la Georgia, ma è normale, quasi tutti in Italia è così. E quindi ho dovuto farmi un'assicurazione a parte per l'auto. Non serve carnet de passage, non serve nulla di particolare, per gli italiani non serve neanche il visto. Però appunto serve fare questa assicurazione per guidare. Non è obbligatoria l'assicurazione in Georgia, ma per le auto estere sì. 15 giorni, $20, questo è quello che ho pagato. Io ci resterò molto meno perché appunto ho altri programmi, un po' di correre un po' velocemente. Dopo vi spiegherò anche perché. Comunque, vabbè, fatta la dogana, sono andato a farmi. Sono arrivato un po' tardi perché oltretutto qui in Georgia abbiamo ancora un'altra ora in più confronto all'Italia. Quindi ero a 2 ore, sono passato a 3 ore di differenza in più. E sono andato, per cui era già. Sono passato di pomeriggio perché la mattina ho voluto fare altre cose, oltre a fare i 300 km che mi mancano ancora al confine, ovviamente. Per cui sono arrivato tardi, erano già le 7, cominciavano a chiudere i negozi per comprare la SIM card, quella per rimanere collegato. Poi alla fine ho scelto visto che era tardi, di andare in aeroporto. Ho comprato una SIM di una marca che oltretutto, vediamo il te come va, non è ancora pronto. Una SIM che non conoscevo come marca, da quello che mi ero informato. In effetti, come l'ho messa sul telefono, mi ha bloccato il telefono, ha bloccato anche la seconda SIM che c'era su. Sembrava che non capisce più niente. Allora, ho detto, beh, andiamo avanti così come al solito. Invece poi ho provato a caricarla sul muletto. Il muletto la legge, la sopporta. Per darvi un'idea, ho pagato 11, quindi sui 3 euro qualcosa. 3, 6, 9, 12, dai. 3 euro qualcosa. Per teoricamente giga limitati, telefonate limitate, tutto illimitato, però ha una trasmissione veramente balorda, cioè insomma, a velocità, per dire uno streaming di un video normale su YouTube, non dico fai fatica, ma devi aspettare un po' che lo carichi, che lo prepari. Quindi sì, illimitata, ma qualità zero come potenza di segnale, come velocità. Quindi oggi andrò a prendermi, visto il prezzo, una Beeline o qualche altro marchio più conosciuto e spero di trovare qualcosa di meglio. Il programma per oggi è muovermi un 200 km verso l'interno, vado a vedere delle grotte e spero di passarla in 3 giorni, 2-3 giorni Georgia, poi farò Armenia altri 2 giorni, dopodiché farò dall'Armenia passo l'Iran. La cosa interessante dell'Armenia, per esempio, è che puoi entrarci dalla Turchia, puoi uscirci dall'Iraq, ma non puoi andare ovviamente in Azerbaijan o andare in Turchia. Poi dall'Armenia possono risalire verso la Georgia, puoi andare in Turchia. Piccoli appunti. Per cui io dall'Armenia comunque andrò in Iran, dall'Iran, Iraq, Kuwait, Arabia Saudita. Vorrò da adesso in poi, insomma, correrò abbastanza, che il mio programma è essere per il 25 Natale. E comunque in quei giorni là riuscire a passare anche Kuwait. Avevo pensato di fermarmi un po' in Kuwait, ma probabilmente passerò via liscio anche a Kuwait per un motivo, c'è cioè un motivo. Visto che il 31 di dicembre comincia la Dakar,
A questo punto, se riesco a essere giù, per il 25 essere già passato e quindi per il 31 essere già sulla costa, giù sul Mar Rosso, vorrei, diciamo, un po' aggrupparmi, comunque correre dietro alla Dakar. Così abbiamo qualcosa da fare. Anche di bello interessante. Spero di godermi questa gara così mitica, così storica, così importante. E sogno di molti amanti delle quattro ruote, e quindi insomma il programma è questo qui. Per cui adesso mi vedrete un po' correre più veloce. E, ripeto, sempre perché c'è un motivo. Quindi oggi strada, grotte, vediamo se riesco a fare grotte e anche un castello sopra una specie di pinnone, una roccia che è rimasta, una roccia, un pinnone proprio alla fine, che c'è la montagna intorno si è sgretolata, è rimasta soltanto questa conformazione con fatalità, o fatalità. L'hanno fatto dopo, per cui sicuramente non è una fatalità, è una cosa voluta, con questa specie di chiesa castello, devo ancora capire bene cos'è. Dopodiché da lì, che questo qui è andando ancora un po' verso ovest, dopodiché comincerò a scendere verso Tbilisi, e poi da Tbilisi c'è il confine un attimo con l'Armenia. Quindi ragazzi, buona giornata, avete capito più o meno come sta andando il viaggio. Cosa dire? Ci vediamo domani mattina. Per il solito piccolo resoconto e partenza. Ciao a tutti. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see.